piazza nelle altre fredde di dicembre, seduto sui gradini della chiesa parrocchiale, prima che le porte si aprissero per accogliere i devoti infreddoliti. Il Natale era attesa e tutti attendevano qualcosa: la novena, il bambinello, un pasto diverso, i 13 frutti, i dolci squisiti che si mangiavano solo a Natale, le vacanze e i giochi che riempivano le lunghe serate invernali, giochi che avevano gli stessi ingredienti dei dolci natalizi, le noci. Sui gradini della chiesa, davanti alla piazza più importante del paese, lo zampognaro aspettava l'inizio della novena. Era nato il 16 febbraio del 1876. Portava gli anni con la leggerezza di chi ha qualcosa di importante da fare. Chi se lo ricorda, per averlo praticato, racconta che fumava il sigaro al contrario, per sentire meglio il calore, riuscendo a non soffocarsi né a bruciarsi. I più piccoli stavano a osservarlo incantati, lui e quello strano fenomeno che riusciva a produrre, degno di un eroe di cartoni animati, che allora distraevano i bambini dai giochi all'aperto. Forse fumava così anche durante quei minuti di attesa per scaldarsi, mentre attendeva sulla piazza alle 5 di mattina le vicende di tanti anni fa. Per i Reggi di Calabria la zampogna è uno strumento sacro. È il Natale. Cesare Ricci è stato uno degli ultimi zampognari. Ortolano durante l'anno aspettava le novene di Natale che cominciavano il 16 dicembre a tutte le albe fino alla vigilia. Quando la funzione religiosa volgeva alla fine, la sua zampogna accompagnava i canti natalizi della tradizione, in dialetto e in greco di Calabria. Poi faceva il giro del paese, portandosi dietro un nugolo di bambini eccitati e curiosi, che scappavano alla custodia di mamme e nonne, per andare dietro a Giaramedaro, lo zampognaro magico che diffondeva l'essenza del Natale, soffiando in un odore di pelle di capra.
quella magia dura ancora nella memoria di tanti bambini di ieri. Cesare aveva una vera e propria venerazione per la sua zampogna. Il giorno del suo 100° compleanno, giorno speciale che il paese ancora ricorda, in cui si era sbarbato il vestito senza l'aiuto di nessuno, con la moglie al suo fianco, Cesare aveva suonato la zampogna. Cavaliere di Vittorio Veneto, aveva vissuto due guerre mondiali, lo Stato fascista e la Repubblica, il boom economico e gli anni di piombo. È morto in dicembre, nel mese del Natale, nel mese delle zampogne. È stato uno degli ultimi zampognari che tutti ricordano, come se Cesare e la sua candida zampogna dovessero bucare il buio alle 5 del mattino per attendere il Natale. Si affannano a capire dal variare dei giorni il corso dell'anno prossimo. Già, secondo un'antica credenza, nel mese di dicembre è facile stabilire in maniera quasi infallibile l'andamento dei prossimi 12 mesi. Si comincia dal 13 dicembre, il giorno di Santa Lucia, e si finisce il 24. Il 13, dunque, corrisponde al mese di gennaio, il 14 a febbraio, il 15 a marzo e così via, finché il ciclo non è completo. Prendiamo un giorno qualsiasi, ad esempio il 19, corrispondente al prossimo luglio. La giornata improvvisamente si fa serena, sono scomparsi i nuvoloni e i torrenti che hanno allagato le campagne rientrano come per incanto nell'alveo. Allora le vecchiette, lasciando il piacere, dato uno sguardo al cielo, sentenziano con sicurezza. Oh, Mari, mi aspetta un luglio straordinario. Tu soli ti sbacca i petri. Il cielo non si sbaglia mai. Se poi il giorno seguente il sole dileguerà e torneranno temporali e fulmini, le vecchiette, facendosi piccole piccole, diranno con tristezza. Comare, mi aspetta un agosto fetoso. Senza sole, con trona e cocodro. Di convegno non mi salvamo proprio i cappotti e i coperti. No, non di convegno, com'è. Che se no non parliamo fritto. Chi cane? Rassegniamoci, com'è. Del resto, un cielo non sbaglia mai, come hanno altri. Una volta, dicembre, era un mese bellissimo. Ci si preparava ad accogliere il Natale. Ma che sia di già.
Le lunghe vacanze scolastiche e gli inverni miti della mia infanzia me li ricordo ancora adesso. Le feste di Natale erano un'ottima occasione per giocare. Tempo di fuoco, tempo di attese e ritorni, tempo di miracoli alimentari, cibi magici e rari che rievocavano il miracolo della nascita di Gesù. Le innaffiature, la culla del bambino, i petali, dolci di frutta secca nati per caso, i buffetti, ravioli ripieni di un ingrediente del nuovo mondo, la patata dolce. Tempo ricco di calore, canzoni, giochi che si concentravano solo a Natale. Con le nocciole, uno dei 13 frutti che la tradizione richiedeva a Natale, noi bambini ci sfidavamo in divertenti partite a cielo nero e a ombaggio. Le noci sono protagoniste nel gioco dei bambini di un tempo, frutti magici che speziano incantesimi e fanno trionfare il bene e l'amore, e nelle favole diventano culle di limoni e stivali di frumenti. Con le noci c'è poco da scherzare. Luci e cruci, la noce in seno sacco, non fate scroscio. O pendico i pestocaridi. Ci disse sui gianucci. Dopo che l'ho, c'è su tricao. Dammi tempo, fatti peggio. E le noci sono anche uno degli ingredienti magici del Natale. Il Natale era ed è una festa laboriosa. I petrali si cominciavano a preparare 20 giorni prima, ma se tanti conoscono la ricetta, pochi ne conoscono la storia. In un paese di montagna viveva un umile prete con la sua amata sorella. Quell'anno l'inverno era cupo e dappertutto c'era fame e tristezza. Il Natale bussava alle porte e il prete sperava che avrebbe portato un po' di serenità. Attraversando le strette vie del paese, incontrava i bambini che giocavano sulla neve, incuranti del freddo. Fu allora che al prete venne un'idea. Tornò a casa e parlò alla sorella. Caterina, vai in dispensa e prepara dei dolcetti con quello che trovi. La donna non credeva alle proprie orecchie. Era un anno di carestia e quello che c'era in dispensa non poteva essere sprecato per preparare dei dolci. Fa come ti ho detto, Caterina. Prepara dei dolci e non preoccuparti di niente. A Natale nulla è sprecato se è fatto per la felicità degli altri. Caterina capì e chiese: per quando ti servono i dolci? Per la notte di Natale. Li regaleremo dopo la messa di mezzanotte. Prepara tanti dolci quanto sono i bambini del paese, ma se ti avanzi un po' di pasta, fanne qualcuno in più. Caterina non se la sentiva di affrontare da sola questo impegno. Si affacciò al balcone e chiamò la vicina. Maria, Maria, affacciati, ho bisogno di te. La ragazza arrivò subito in canonica. Caterina le raccontò tutto. Poi prese le chiavi della dispensa e insieme scesero le scale. La dispensa non era mai stata colma e men che meno in un periodo povero e triste come quello. Molte mamme bussavano alla sua porta per chiedere qualcosa da mangiare per i figli. Maria si avvicinò a un mucchietto di noci, di mandorle e fichi secchi. Ti ricordi, Caterina? Ti ho aiutato io a raccoglierli quest'estate. Caterina sorrise al ricordo, poi prese della farina di grano e del miele. Vieni, li saliamo, disse a Maria, che aveva il grembiule pieno di frutta secca. Mentre faceva le scale, Caterina si fermò. Tornò in dispensa e prese una bottiglia di vino cotto. Thank you.
Le donne si misero subito al lavoro. Maria liberò mandorle e noci dal guscio e tagliò in pezzetti piccoli piccoli i fichi secchi. Caterina intanto preparava la pasta. Cosa facciamo adesso? Chiese Maria. Lascia fare a me, rispose Caterina. Maria vide nascere dalle mani dell'anziana donna dei dolcetti meravigliosi. Un impasto di noci, mandorle e fichi secchi, tenuto insieme dal miele e aromatizzato dal vino cotto e dalla buccia d'arancia, riposava sul letto friabile di pasta frolla. Vedendo quei dolci, Maria pensò di completare l'opera. Con la pasta che era avanzata, fece delle cordelline e inventò dei merletti di pasta per rendere anche bello ciò che era buono. Dalla strada si udiva la linea delle zampogne. Nel giorno... seguenti, Caterina e Maria avvolsero i dolci nei cestini rivestiti di stoffa e di lino. La notte di Natale arrivò e dopo la messa di mezzanotte i dolci vennero distribuiti ai bambini che si trovavano in chiesa. Tutti furono felici perché tutti ne assaggiarono un pezzetto. La storia si diffuse nei paesi vicini. Con l'anno nuovo la situazione migliorò. Fu così che per Natale Caterina e Maria prepararono ancora i dolcetti con la frutta secca. Nei giorni che precedettero le feste, le donne dei paesi vicini si recavano in processione dalla sorella del prete per imparare la ricetta dei dolci di Natale. Non ci fu anno da quel lontano Natale senza i dolci di Caterina e Maria. Ancora oggi, dalle nostre parti, non c'è anno senza bretali, frutto della generosità di un umile prete e della laboriosità di due donne sconosciute, ma capaci di regalare un sorriso e una speranza. Tempo fa la gente viveva con le erbe. Nella campagna era più facile sopravvivere. Cuzzoli, piracostei, picampurnati non si trovavano nella casa di tutti. C'erano famiglie che bollivano le verdure e usavano come unico condimento il sale. A casa mia, racconta Peppe Toscano, si sapeva già cosa si mangiava per tutta la settimana. Lunedì, cice, martedì, fagioli, mercoledì, cicerca, giovedì, farro, venerdì, lenticchie, a volte con la pasta. La domenica si mangiavano per lo più le stesse cose, altrimenti tagliarini, che a differenza dei maccheroni si rendevano più economici, perché la metà del grano era per il padrone. Natale e Capodanno, come Carnevale e Pasqua, erano dei momenti di festa. La settimana che precedeva il Natale era una settimana frenetica di preparativi. Al fine di onorare la nascita di Gesù bambino, si utilizzava tutto quello che la terra e il mare mettevano a disposizione. I casicchi, i cuzzoli, i sardi, i gisalati e il piscistò, mendole e nuci, zucchero e farina, meli e vino cotto, ciceri e patate zuccherini, rivi, mulingiani, pipi sott'olio e pomodori secchi, carne di porco, ciugna,
oggi a spandere, vino a scorrere. Questi ingredienti, sapientemente lavorati, si trasformavano in zippoli dolci e zippoli casarda, pesci stocco e cavoli fiori pavigilia, maccheroni, gruppetti porco e ricotta, frittole e corcucci, saltizzo, insalate portogallo e cavoli fiori, torroni, croccanti, pretali, buffetti, pignolate, natatoli e sangue. La tradizione voleva che almeno 13 frutti venissero portati a tavola. Portogalli, mandarini, sorbi, cinturare, poma, pira, fico e ficarazzi, regina, meloni, mendoli, granati, luci e lucini. Proprio quelli che i ragazzi avevano vinto a un'estenuante partita a Mardu o a Cironello. Da vedo luci luci e ti porto i meloni, gli scalciatini mangi a tutti i tuoi ciò, in allenavo ogni peso d'arrivo, e in allenavo ogni peso d'arrivo. Da vedo luci amato e ti porto luci dato, ti mangi in compagnia con Giuseppe e con Maria. Festa principale e si vedono i pastori che adorare il nostro Signore. E l'inna l'inna l'amo, ogni Gesù fa l'amo. 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 O Cristoienna, Cristoienna, posso me un tapedia, c'è prateggo si jessena, metto ielo si in cardia. O Natale, Natale, come ti aspettano i bambini e parlano di te con il sorriso nel cuore. Ti m'afferri il giuri, metti in mano gli occhi in ardia, cariduccia iena pezzume, e megali in cardia. Che ci porta il padre con la mamma per la festa? Noccioline per giocare con grande gioia. E chi giola tamara per via, ti venè così buona pezzo, sì. Ce venè così di una fase, e ti zusisti in storia. Ci sono pure i bambini infelici, che non hanno come giocare e non hanno che cosa mangiare perché vivono nella miseria. Possi altro viene larga, andi in mana, andi in genia. E ci mi dule così e ci, sto fuma stizza mia. Quanti uomini sono lontani dalla mamma, dalla famiglia, essi lavorano, lavorano lì, in terra straniera. La culla del bambino è piccola e soffice, la culla del bambino è dolce. Il bambino piange e riposa in una morbida naca fatta di uova, zucchero e farina, la nacatola. Il ripieno classico di Buffetti è quello fatto con la patata dolce. Esiste una variante meno conosciuta, con la farina di ceci. Per fare il ripieno di Buffetti devi mettere a mollo il ceci per una notte, con siga, peppino toscano. Poi fai bollire, ma senza sale. Quando ti pare che i ceci sono cotti, si tolgono dal fuoco, si lasciano raffreddare e si scolano bene. Poi li passi col pasta e viene come una crema. Si aggiunge miele quanto basta, garofano macinato e cannella.
a piacere, ma se si sente assai, storia. Bravo. Quest'anno Natale mi ha fatto un bel dono, un dono speciale, mi ha dato allegria, canzoni cantate in gran compagnia. Mi ha dato pensieri, parole, sorrisi di amici sinceri. Dei vecchi regali non voglio più niente. A ogni Natale io voglio la gente. Racconti di Natale con Alice, finite bambine. Alice Praticò e Silvia Minnelli. Rocco Fiseo, Angelo Scordo, Serena Toscano, Anna Bova, Maria Concetta Toscano. E Maria Natalia Righi. Colleghi, assumi quel lavoro. Allora, ringraziamo anche i musicisti, la chitarra, il tamburello, la voce Tranquilliti. E la zampogna al tamburello Pietro Orlando. Del lavoro stesso, Sindaco, e desideriamo ringraziamo il Sindaco Vincenzo Gruppi e tutta l'amministrazione comunale per aver patrocinato questo evento. Un ringraziamento particolare, e il Sindaco non me ne vorrà, alla dottoressa Maria Luisa Ollio, assessore alla cultura, che ha accolto questo progetto, prodigandosi proprio fisicamente nella scuola di uscita. In questo si è raccordata anche per l'aspetto tecnico con il consigliere e l'assessore allo spettacolo Massimo Daui. Un grazie speciale all'associazione Covadis e Media Partner Telemedico e Telebova Marina, nella persona di Bruno Materna. Un caro saluto anche al presidente di questo istituto che ci ospita, il dirigente scolastico Vincenzo Mandalari. E il rappresentante della consulta giovanile, Domenico Lino, consiglio nazionale. Grazie alla cooperativa Tosparto e la signora Porzia Bello, il signor Stefano Lio e la famiglia Orlando per gli agenti antichi che ci hanno messo a disposizione. E grazie a tutti voi che avete partecipato a questo evento. Cesare Ricci non è stato l'ultimo zampognaro, ma il penultimo, perché ha lasciato una grande eredità a un giovane zampognaro di 14 anni, Pietro Orlando. Il ricordo di Cesare Ricci è vivo, come anche il ricordo di Bruno Casile, che ci ha lasciato un ricco patrimonio in lingua greca di Calabria, di cui oggi abbiamo ascoltato una piccolissima parte. Il nostro augurio è quindi in greco: Kalo Christoiena, Kalo Kronocinurio. Buon Natale a tutti voi e buon anno nuovo. Adesso invitiamo il sindaco per i saluti e ci scusiamo anche per averlo lasciato all'ultimo, ma così si fa con le persone speciali e importanti. Seguirà poi un altro canto alla zampogna e un momento conviviale con i frutti dolci della tradizione. Grazie ancora. Allora, buonasera a tutti. Mariella piace prendermi in giro e quindi ha detto che sono speciale e importante, ma non è vero, né l'una e nell'altra, neanche il sindaco è una persona speciale e importante, il sindaco è una persona come tutti gli altri, voglio dire, ricopre sicuramente una carica importante, piena di responsabilità, ma è una persona, anche deve essere una persona normale, anzi più normale degli altri. Io mi complimento con Mariella che ha curato, organizzato insieme a Maria Luisa e Ollio questa iniziativa, questo appuntamento. E l'assessore alla cultura non è presente perché è un impegno lavorativo, ma
e come dire, io sono anche orgoglioso quando, anziché fare i complimenti al sindaco, si fanno agli assessori, ai consiglieri, soprattutto a Maria Luisa e a Massimo, perché sono i più giovani della nostra squadra, quindi questa cosa mi riempie anche di soddisfazione, di orgoglio, e mi complimento con tutti ovviamente gli attori e in particolare con i nostri giovani Pietro, Serena, Silvia e Alice. Alice è il nome più, diciamo, particolare, più facile da ricordare, mi stava sfuggendo. E ovviamente siamo in pieno clima natalizio, noi proprio ieri abbiamo presentato il programma delle manifestazioni natalizie organizzate dall'amministrazione in collaborazione con le associazioni che operano sul territorio, i gruppi folk, non li cito perché poi finisce che me ne dimentichi qualcuno, quindi anche li voglio ringraziare pubblicamente, perché è un programma ricco, pieno di appuntamenti, ma non l'avremmo potuto fare soltanto con le nostre forze. Gli attori ci hanno detto quello, insomma, che era e che, salvo alcune eccezioni, come il fatto che, insomma, c'era poco da mangiare una volta, il Natale dovrebbe essere tutt'oggi, e purtroppo non è così. Spesso noi facciamo una riflessione, cioè si stava meglio quando si stava peggio, cioè quando veramente c'era poco o nulla da mangiare, però c'era anche il Natale, si viveva come non solo il Natale, si era felici, c'era la gioia di vivere. Oggi che abbiamo tutto, questa gioia di vivere non c'è più. E secondo me, insomma, non è che voglio fare la predica, però dovremmo un attimo chiederci il perché. E secondo me è perché purtroppo sono venuti a mancare i valori di riferimento, i valori che dovrebbero, diciamo, guidare una comunità piccola o grande, a seconda poi del contesto in cui ci troviamo. Io ieri sera vedevo Anno Zero, anzi Anno Uno, si parlava della vicenda che è successa a Roma, e c'era tra gli ospiti il dottor Gratteri, il quale a un certo punto faceva questa considerazione, cioè che una volta faceva il riferimento di un preside o di un insegnante, dice, una volta la figura di un preside o di un insegnante veniva vista come ammirazione, oggi invece ammiriamo chi ha il telefonino alla moda, o chi ha il fugo parcheggiato fuori. Cioè, per dire, ecco, che un valore fondamentale, universale come quello della cultura, purtroppo oggi non si dà più importanza, invece la cultura deve essere alla base di tutto. Senza cultura non c'è progresso e non c'è sviluppo. E iniziative come queste servono alla nostra comunità, servono a Bova Marina, e serve anche, io, diciamo, non mi ricordavo di questo nostro concittadino di Cesare Ricci. Ecco, è importante anche far conoscere ai giovani e anche meno giovani figure come quella di Cesare Ricci, perché devono essere un esempio per noi, perché Cesare Ricci, che ha vissuto due guerre, ha vissuto il fascismo, non è cresciuto, come si vuol dire, nella bambagia, diciamo, ha fatto tanto per lasciare ai propri figli, ai propri nipoti, ma a tutti noi, un paese diverso da come lui l'ha trovato. E noi invece purtroppo abbiamo fatto di tutto, ed io mi metto il primo in testa, e stiamo facendo per lasciare ai nostri figli un paese meno bello di quello che Cesare Ricci ci ha lasciato a tutti noi. E quindi io concludo dicendo questo, cioè che di contribuire tutti a lavorare per avere un paese più bello, un paese migliore, un paese soprattutto più solidale nei confronti di chi ha più bisogno, nei confronti di chi è in
diciamo, vive una situazione di disagio e di precarietà, perché quando si collabora non si collabora col sindaco, con l'assessore, perché i sindaci passano e il paese resta, e noi dobbiamo fare di tutto perché resti un paese, come dicevo, più bello, migliore, e un paese soprattutto più solidale. Io vi ringrazio nuovamente e niente, mi complimento di nuovo con gli organizzatori, e approfitto solo per dare, visto che ho parlato del programma, che domani sera a Piazza Don Bosco ci saranno dei laboratori a cura dei ragazzi dell'oratorio salesiano. Domenica mattina, a proposito di collaborazione, faremo una giornata ecologica per la pulizia del lungomare. Tra l'altro abbiamo contattato anche alcune ditte del posto che ci manderanno, ma li manderanno al paese, diciamo alla cittadinanza, dei mezzi meccanici gratuitamente. Domenica pomeriggio ci sarà la festa del bambino qui alla villa comunale, e inoltre all'oratorio, a partire dalle ore 18, ci sarà la proiezione del film Anime Nere, e ci sarà anche lo scrittore, quindi prima del film ci sarà un forum con lo scrittore Gioacchino Priaco. Io vi ringrazio nuovamente e vi auguro buona serata. Scusate che ho parlato troppo. La festa continua, non vi allontanate. Prima di dare la voce alla Zanfogna, volevo salutare il poeta Bruno Lucisano, che tornerà nel nostro paese il 22, se non erro, il 22. Cesare Ricci non è Esther, in Bolli Piazza, natalizio. Grazie. Un suono a ballo, sposteremo la conca, e chi vuole esibirsi, che è molto bello il ballo con la zampogna, al suono della zampogna. E poi, mentre Pietro suona, vi potete accomodare a tavola e i primi aspettino il divertimento.
toccare solo lo suolo, poter accomodarmi a tavolo e consumare qualcosa di quello che è stato preparato. Thank you.